guardia, Paolo! È una buca di La tratta è presumibilmente urbana, il periodo è presumibilmente estivo, l'autobus è quasi vuoto. Una passeggera che dall'accento pare originaria dell'Europa dell'Est fa osservare all'autista che sta correndo troppo. La reazione del conducente è, secondo un video diffuso dal Corriere del Veneto e che aveva iniziato a circolare anche tra gli autisti di Bus Italia, fino ad essere acquisito dai vertici aziendali, una sequela di insulti ed epiteti irripetibili che coinvolgono anche la donna seduta in fondo al bus, la quale, filmando la scena col cellulare, aveva invitato l'autista a moderare i termini. Io le ho chiesto di scegliere le parole, ci sono i bambini in autobus, di scegliere le parole. Il presidente di Bus Italia Veneto, Andrea Ragona, lo ha definito un comportamento gravissimo e inaccettabile, durissimo anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che ha invitato l'azienda a prendere provvedimenti seri, parlando anche di licenziamento. E in effetti il video è già stato, come detto, acquisito dai vertici di Bus Italia Veneto, proprio con l'obiettivo di risalire all'identità dell'autista. Se qualcuno avesse notizie, lo invitiamo a comunicarcele, perché appunto siamo intenzionati a prendere provvedimenti nei confronti di chi ha utilizzato questo tipo di linguaggio con un atteggiamento assolutamente non accettabile. Per quanto una persona magari possa essere affaticata e stressata sul posto di lavoro, debba comunque cercare di darsi un contegno, specie se si lavora a contatto con la cittadinanza. Insomma. Non si tratta di una rabbia più di un secondo. Guarda che ci sono anche